Andrea Gianni, sta finendo questo 2015 che è stato un anno bellissimo per la Calzedonia Verona, la qualificazione in Europa, tanti bellissimi risultati in Serie A. Che anno è stato? Ma allora, diciamo che agonisticamente è chiuso, si è concluso, no? Stiamo finendo adesso l'ultima parte proprio di questo 2015 lavorando fisicamente. Riprenderemo poi a giocare nel 2016 a gennaio il ritorno di Coppa della Coppa Italia. È stato un anno molto bello, positivo, nel senso che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione. Centrato i quarti di Coppa Italia, il playoff e soprattutto poi la qualificazione alla Coppa Europea. Questo per noi è stato molto importante perché ci permette di continuare a sviluppare questo progetto, no? È iniziato il campionato nuovo, quindi il campionato 2015-2016. Anche qui devo dire il girone di andata è andato molto bene. Stiamo facendo una serie con Perugia della Coppa Italia bellissima, due squadre sicuramente molto forti, però quello che per noi è importante è quanto siamo cresciuti nel nostro livello, questa è la cosa più importante. Piano piano stiamo colmando questo gap con le squadre più forti, quindi significa fare gli step giusti, significa avere la pazienza di permettere ai giocatori giovani di poter crescere, è quello che questa società e questo gruppo sta facendo da quando io sono arrivato a Verona, quindi cioè, sono veramente felice. Poi personalmente, con il lavoro della Calzedonia ha iniziato anche il lavoro con la nazionale slovena, per cui è una stagione strepitosa culminata con la finale dell'Europeo. Quindi devo dire che professionalmente sono molto contento, però come sempre bisogna ripartire da zero. È un 2015 che lascia tanto in dote alla Calzedonia, guardando avanti. Insomma, si può guardare al 2016 con ottimismo e soprattutto con un tasso di crescita che mese dopo mese è stato praticamente costante. Ma sì, diciamo che abbiamo lavorato bene, però come sempre poi i risultati devono essere sempre confermati, no? Adesso c'è questa sosta che permetterà a tutte le squadre di sistemare soprattutto la parte fisica, però devo dire che dobbiamo continuare a voler crescere, perché gli obiettivi si raggiungono se c'è l'entusiasmo, ma ci deve essere tanto sacrificio, quindi non ci possiamo permettere di fermarci. Cioè, abbiamo fatto sicuramente bene, però non ci dobbiamo accontentare, perché quello che abbiamo davanti è veramente un bel cammino, però come dicevo all'inizio di questa stagione non dobbiamo porci limiti e quindi se vogliamo raggiungere grandi traguardi dobbiamo continuare a sudare, dobbiamo continuare a credere in noi, a credere in questo gruppo, però il tutto deve essere condito da tanto sacrificio. E anche i tifosi non vogliono porsi limiti. Ma sai, i tifosi si caricano nel momento in cui tu come squadra raggiungi determinati traguardi, determinati risultati. La nostra è una squadra entusiasmante in campo, sicuramente, perché è una squadra giovane, è una squadra che ha grandissimo ritmo e diverte, però per appassionare sempre di più il nostro pubblico dobbiamo vincere, quindi è importante che si continui questa striscia di vittorie, però dobbiamo fare, ripeto, tenendo conto che anche gli altri vogliono vincere, per cui noi dobbiamo sempre esprimere qualcosa in più rispetto all'avversario. C'è un augurio che vuoi fare alla tua squadra, alla tua società per questo nuovo anno? Beh, quello sicuramente di continuare a lavorare come stiamo lavorando, però sai, io sono sempre convinto che siamo noi gli artefici del nostro destino, per cui il cammino è positivo nel momento in cui te lo vuoi veramente conquistare vuoi conquistarti quei grandi traguardi che abbiamo davanti, no? Siamo tecnici, giocatori, società, siamo sicuramente ambiziosi, però non basta l'ambizione. Bisogna che in campo, ripeto, bisogna continuare ad essere uni, ma soprattutto è il sacrificio quello che fa tanto la differenza.